Ben ritrovati. La seconda parte di stagione è ormai iniziata per l'MSP, che grazie a un pareggio e una vittoria è riuscita ad arrivare a 24 punti in campionato. Una classifica molto corta però che non permette ai ragazzi di Mr. Fanti di abbassare la guardia. Un altro scontro diretto sta giungendo alle porte. Riuscirà Samuel a rientrare finalmente dal brutto infortunio? Scopriamolo. Dai che si torna presto in campo. Esatto, si lavora per questo. Già, speriamo bene. Non so quanto terrà. No, bene. Più che altro perché è lo scotch che ha poca... Devi giocare. Poca resa. È meglio perché questo forbici qua fa schifo. Sì, eccomi qua di ritorno dalla visita dalla dottoressa, l'ecografia. Abbiamo fatto una bellissima visita di controllo alla caviglia per vedere come erano messi i legamenti rispetto a 2 mesi fa, ormai molto 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 bene. Posso riprendere gli allenamenti in maniera regolare, ma comunque sia devo continuare ancora per un po' terapia e soprattutto devo continuare gli esercizi di rinforzamento, quindi sicuramente inizierò a fare anche un po' di palestra. Quindi adesso andiamo subito all'allenamento perché Mr. Fanti ci aspetta con il suo solito discorso del martedì. Andiamo a scoprirlo direttamente all'allenamento. Mi faccio complimenti per domenica, era importante vincere o quantomeno non perdere. E vi devo dire che abbiamo incontrato una squadra che, secondo me, rispetto all'andata, è molto migliorata. Però dobbiamo considerare che tutte le partite che facciamo da qui alla fine, gli scontri diretti sto parlando, li facciamo tutti con squadre che rispetto all'andata sono più forti, perché si sono tutte rinforzate, tutte, per cui saranno tutte battaglie. E cosa mi è piaciuto domenica? Perché vi faccio i complimenti? Perché a parte i primi 20 minuti dove siamo stati, dove secondo me eravamo rimasti negli spogliatoi, e per questo ve lo devo dire, perché comunque non stavamo giocando affatto bene. Dopo, modificando un po' l'assetto, ci siamo un po' coperti meglio e ci siamo anche svegliati, perché se i primi 20 minuti eravamo addormentati, dopo ci siamo un po' svegliati e la partita secondo me l'abbiamo vinta, non dico con grande merito, però le partite, ragazzi, le vince chi fa gol e chi non lo prende, quindi noi abbiamo vinto meritando di fatto, perché chi fa gol e non lo prende vince le partite, ok? E questa è una legge che sarà sempre così, però dobbiamo migliorare. Com'è andata la partita, Mori? Gli avversari sono stati molto bravi, ci hanno tenuti sempre lì, avevano in mano il pallino del gioco, però noi comunque con veloci ripartenze praticamente le abbiamo sfruttate al meglio e alla fine abbiamo avuto ragione, sono 3 punti d'oro perché ci rilanciano un attimino nelle zone alte della classifica, per cui più fieno mettiamo in cascina meglio è. Forza Monti. Forza Zappi, grazie Mori. Ragazzuoli, è domenica, il giorno della partita e forse il giorno finalmente del mio rientro in campo. Non sono finite qua le notizie perché, come avete potuto vedere, la squadra si è riformata dal girone di andata. C'è stato qualche acquisto molto importante, ma soprattutto
anche degli abbandoni, perché il portiere, tra virgolette, secondo portiere che andava poi ad alternarsi con Comastri, Minarelli, ha deciso di non rimanere più all'MSP e quindi ha voluto intraprendere una nuova avventura. Invece, lato pacchetto attaccanti, come avete potuto vedere, Di Martino non fa più parte della nostra squadra, ma appunto, come vi ho già detto, ci sono stati degli acquisti che hanno sostituito questi elementi che sono venuti a mancare in questa sessione di mercato. E novità delle novità, purtroppo, perché un componente dell'MSP, signori, purtroppo ci saluta e ci abbandona per sempre. Non è un componente a caso, è un membro ufficiale appunto dell'MSP nostro, che ha sempre giocato, una grande figura nostra che ha fatto parte di questo magnifico nostro percorso anche dall'anno scorso da protagonista, e adesso vi andrò a svelare chi è, signori. Siamo arrivati e entriamo nel ristorante, mangeremo sicuramente qualcosina e poi direttamente in campo, signori. E allora ci vediamo a tavola. Ci siamo, domenica, trasferte. Allora, come vedi questa tua ultima partita all'MSP? Allora, ho avuto un'offerta del Portogallo che non potevo rifiutare. Squadra importante. Ah sì? Quale squadra? È il Porto. Il Porto? Attenzione! Cosa ne pensi di questo addio per il Porto? Beh, fortunato, sono opportunità che capitano poco nella vita. Quindi nel momento bisogna coglierle al volo. Come il nostro amico è andato al Barcellona l'anno scorso, e lui tornato indietro, però perché è andata sì, male, purtroppo non è finita. Vedremo bene. Se tornerà indietro o la mia carriera decollerà. Allora, in bocca al lupo. No, a parte gli scherzi, ragazzi, oltre ad essere il portiere dell'MSP sono anche uno studente universitario, quindi io vado a studiare 6 mesi in Portogallo, a Porto, studio ingegneria informatica. A che anno sei? Sono al 5° anno. Va bene, come allora dai, ci vediamo il prossimo anno in Serie A. In Serie A, sì. Quindi ragazzi, nuovi aggiornamenti, state connessi, seguite il profilo di Coma su Instagram perché vi mostrerà delle belle cose. No dai, mi tengo aggiornato, non mi preoccupate. Ragazzi, giustamente vi state domandando chi prenderà le redini di Comastri, e oggi siamo qua con il nuovo portierone dell'MSP che dalla prossima partita ufficialmente diventerà il nostro portierone numero uno. Sono Simone Ferrone, scuola Sasso Marconi, sono venuto in prestito per sostituire il portierone Coma. Sì ragazzi, abbiamo già giocato insieme circa 3 anni fa e niente, siamo pronti, ci siamo. Carichi. E allora addio Coma, benvenuto Ferrone, e noi ci vediamo direttamente alla partita, ragazzi, carichi come non mai, let's go. Perché oggi dobbiamo fare di tutto per venire fuori da qui con dei punti, di tutto, poi che siano 3, che sia 1, questo è... ma bisogna fare di tutto, anche di più. Poi siamo un po' in difficoltà perché, come sapete, all'ultimo secondo non sono potuti venire 2 ragazzi, e quindi questo non vuol dire nulla, perché comunque, come vi ho detto domenica scorsa, andiamo in campo in 11 tutti assolutamente bravi. Non dobbiamo sbagliare niente dietro, non dobbiamo rischiare niente dietro. Il rischio è giocare palla, fare giri palla su un campo così, è un rischio, attenzione. Quindi, delle due, preferisco andare e accorciare la squadra, se proprio devo fare. Chiaro che se gli altri sono dietro la rete a campo, posso fare il giro palla. Ma attenti, perché il campo è insidioso da quel punto di vista. Abbiamo un obiettivo da raggiungere, questa è una partita dove si possono fare punti. E sarà difficile, ma bisogna fare di tutto per provarci. Ok? Forza! Vai. Un buon pomeriggio dallo stadio Pirani da parte di Matosci, è il giorno di Quarantolese contro MSP Calcio. È una partita che si gioca su un campo non in perfette condizioni, ma che vale tantissimo per la classifica, dato che la Quarantolese si trova terzultima, quindi in zona playout retrocessione, mentre l'MSP Calcio è a un punto dalla zona playoff. È tutto pronto, arbitra il signor Basini.
ancora la rimessa laterale dentro l'area di rigore, pallone sputato dalla difesa, la palla che schizza tra i piedi di Puopulo, dal limite dell'area al destro e la parata, la prima della partita da parte di Calanca, che regala il calcio d'angolo all'MSP e lo andrà a battere Samuel. Anche lui torna a titolare dopo qualche settimana. Come possiamo vedere, il campo ha piovuto, ha nevicato e non è in ottime condizioni, quindi Samuel dalla bandierina, come non detto, scivola e allontana la Quarantolese. Si lotta a centrocampo con Mambrini, che viene attaccato da Traina, poi ancora Mambrini e Traina che lottano, interviene Palmieri, messo giù, calcio di punizione. Messa laterale dentro l'area di rigore, allontanata dalla difesa, la palla che rimane lì, batti ribatti, poi Samuel mette tutti d'accordo, allontana, arriva però a Bonaccio sulla tre quarti, il pallone dentro per Cavicchioli, che tocca, anticipa Comastri, si spedisce sul fondo. Attenzione, vediamo ancora Palmieri sull'auto di destra, prova a saltare un uomo, ci riesce Palmieri, dentro l'area di rigore, ne fa fuori un altro, Palmieri fermato però dall'accoppiata dal Monte Rotatori, che allontanano. Messa laterale per Popolo, in verticale, attaccato da Gobbi alle spalle, messo giù, calcio di punizione sulla tre quarti, va a chiedere spiegazioni il capitano della Quarantolese, Gobbi. Dagli rosso, cazzo, dagli rosso! Calcio di punizione affidato a Dalmonte, che con il suo mancino riesce sempre a creare pericoli. Fischia l'arbitro, parte Dalmonte sul primo palo a cercare Samuel, allontana però la difesa. Campanile, va a saltare il rotatore, anticipato però forse fallosamente da parte di Mambrini, ma l'arbitro lascia continuare e prova ad approfittarne Bortolazzi. Vediamo in verticale per Acanfora, che prova a tagliare, ma grandissima chiusura di Dalmonte. Ancora l'MSP, grandissima uscita a palla con Bartolini e Marcu, lanciato Puopulo sull'out di destra, prova Puopulo, fermato con la spallata da parte di Carla Sarre. Altro calcio di punizione, sempre dallo stesso punto di prima. Però prova a svegliarsi il numero 11, Puopolo. Ancora Dalmonte, primo palo, si alza un campanile, deve uscire Calanca, che fa su il pallone. Ancora la Quarantolese che prova ad uscire con palla a terra da questo pressing, poi rinvio profondissimo, pressing altissimo da parte dell'MSP, che potrebbe essere una soluzione. In anticipo Dalmonte, che si appoggia a Bertan, che però regala il pallone a Mambrini. Attenzione a Cavicchioli, che anticipa Dalmonte, poi Cavicchioli con il mancino supera Comastri e fa 1-0. Gravissimo disattenzione dell'MSP, ci ha creduto la Quarantolese, che ha pressato e poi con il numero 7 Cavicchioli passa in vantaggio, non sbaglia davanti a Comastri, incrocia col sinistro ed è 1-0. Deve reagire in qualche modo l'MSP. Attenzione Samuel dentro l'area, prova a farlo, prova a fare lui. Allora Marco con il mancino dentro per Puopulo, capisce tutto Calanca. Al rinvio Comastri, che oggi è la sua ultima partita con l'MSP, il portierone classe 1999. Vediamo però ancora Cavicchioli che si inserisce, supera due uomini Cavicchioli e al 34esimo siamo 2-0. Il numero 7, doppietta con il suo mancino. Altro regalo, se così si può dire, da parte dell'MSP. E non può sbagliare Cavicchioli, 2-0. Pallone profondo a cercare Bartolini, però si inserisce Samuel dentro l'area di rigore. Il problema di girarsi sul mancino, poi prova a rientrare sul destro. Il pallone dentro a cercare Luccarini, che si è inserito. Pallone lunghissimo di Calanca, addirittura quasi al limite dell'area opposta. La palla che rimane lì, prova ad approfittarne Mambrini, messo giù e sarà calcio di punizione dal limite. Parte Mambrini, altissimo, purissimo, levissimo anche oggi. La barina TikTok, secondo me là è la top. Quando siamo giunti al 43esimo, 2-0 per la Quarantolese. Pallone toccato da Bartolini, solo per un attimo però. Scade il minuto di recupero, finisce qui il primo tempo, Quarantolese 2, MSP 0. Tanto, tanto da fare per gli uomini di Fanti. Guarda linea, guarda Isaac, un attimo. Ragazzi, io ho un obiettivo. Devo corrompere il guardalinea offrendogli un anno di riso con il pollo gratis. In cambio lui deve far dare un rosso agli avversari. Questo è il mio obiettivo per oggi, ce la farò.
Fine primo tempo, 2-0 mamma per la Canaltonese, l'MSP sembra proprio il Milan in questo periodo. Allora, partita molto difficile, 2-0 solo il primo tempo. Secondo me ce la possono fare, portarsi a casa almeno un pareggio. Almeno un pareggio, almeno un pareggio, cazzo. Almeno un pareggio, io sinceramente non la vedo bene, comunque loro sono abituati al campo di terra, si vede che giocano qui da tanto tempo, l'MSP. No, si vede che sono dei cazzo di campagnoli, ecco perché c'è un gioco così. A parte che il loro direttore sportivo mi fa incazzare. No, dopo vado lì, ci litigo. Purtroppo il loro presidente non ci ha fatto entrare in campo, anche se avevamo i soldi per pagare, però fa lo stesso. Ci siamo fatti un'ora di strada per venire qui e non ci fa entrare in campo. Ricordatevi, comportatevi bene con le altre persone, perché sennò è brutto. Ci siamo sentiti trattati davvero male, però vabbè, ora... Fai del bene agli altri. Esatto. E ti si ritorcerà contro. Fai del male agli altri e ti si ritorcerà doppiamente contro. Bravo. E io ritorcerò contro questo. Mamma mia, mi sono ricordato. E vabbè, detto questo, andiamo nel secondo tempo e speriamo in bene. Forza MSP. Let's go! Parte ora il secondo tempo, zero cambi da parte di entrambe le formazioni. Attenzione a Bortolazzi, prova a giocarsi l'uno contro uno sul lato corto dell'area di rigore. Dentro Bortolazzi, si porta la palla sul destro, poi spara altissimo. Ancora il pallone giocato da Palmieri, si appoggia a Cavicchioli che parte con il mancino. Altissimo. Sventagliata di 40 metri di rotatori direttamente sui piedi di Bertel dentro l'area di rigore. Prova a giocarsi l'uno contro uno. Si inserisce anche Samuel. Visto, servito, ma male. E prova a ripartire quindi la Quarantolese. Poi l'MSP. Batti e ribatti. Palla che arriva a Popolo dentro l'area di rigore. Popolo! Fermato. Poi ancora... Prova ad uscire, palla al piede dell'MSP e sbaglia tutto. Allora, pallone in verticale, forse c'è fuorigioco. È solo davanti al portiere e sbaglia tutto a Canfora. Chiude la porta Comastri. Ancora sul primo palo, il tocco. Poi la sponda molto bella da parte di Bartolini. Allora Popolo, limite dell'area di rigore. Si prova ad accendere Popolo, il numero 11. Tiro velleitario, si rimane sul 2-0. Grande giocata di Mambrini a servire Gozzi. Scivola anche... dal monte, allora prova Gozzi, solo davanti a Comastri. Gozzi si incespica col pallone, poi deve uscire Comastri. Forse calcio di rigore, non fischia l'arbitro. Che rischio però dell'MSP. Ancora il pallone giocato dietro, ma non c'è più tempo. Finisce qui, Quarantolese 2, MSP calcio 0. Grandissima vittoria per i padroni di casa che scacciano un po' la paura retrocessione. Mentre brutta batosta per l'MSP che perderà Comastri ed è veramente, si allontana anche il sogno playoff. Dai Matosce, è tutto, un buon proseguimento. Ragazzi, è finita anche questa giornata, purtroppo è andata come è andata. Oggi partita molto molto difficile per via del campo che era abbastanza impraticabile, molto impraticabile, anzi stra impraticabile. Non è una scusa, non è un alibi, però diciamo che si è giocato poco a calcio. Noi purtroppo abbiamo peccato in due azioni e due volte loro ci hanno puniti, sono stati bravi, hanno fatto gol. Questo è il calcio, hanno vinto e hanno meritato, perché alla fine non ci hanno concesso poi niente a noi e noi non abbiamo, diciamo, concesso poi granché a loro. Diciamo rientra un po' amaro per me, perché rientravo appunto da due mesi quasi di infortunio. Rientrare dopo due mesi di infortunio su un campo del genere per me è stato veramente tosta. Inizialmente ho subito qualche contrasto sulla caviglia, ho sentito un po' di dolore, però poi diciamo che è passato, ho avuto un po' di paura, però in settimana ritornerò a curarmi per bene e ci vediamo alla prossima partita, ragazzi, perché sarà una partita veramente tosta contro il Mutina, una squadra costruita veramente bene. Nel girone di andata io feci gol appunto su punizione, chissà se nella prossima giornata non farò di nuovo gol su punizione. Video, fatto sta che ci hai fatto venire qua un'ora di strada per perdere 2-0, però dettagli, non gli abbiamo concesso nulla, gli avete concesso due cazzo di gol, però dettagli. Episodio amaro, molto amaro, perché ragazzi Comastri ci abbandona per sempre, o meglio per 6 mesi, perché andrà... Cosa? Isaac, è il tuo turno! Cosa? È il mio turno! Proprio nell'MSP! È il mio turno come portiere! Forse. Ragazzi, ci manca il secondo portiere, quindi... quindi ragazzi...
potremmo fare il provino, ragazzi, mio fratello come secondo portiere all'MSP. Fatemi sapere se volete questo provino come secondo portiere all'MSP, ragazzi, mio fratello Isaac. Quindi prossimamente sul canale, se raggiungiamo più di 10.000 like, facciamo il provino all'MSP di mio fratello. Incredibile. Dai, dai, andiamo. Sì, come ho già detto, Comastri purtroppo va via, andrà in Portogallo per fare un'esperienza di 6 mesi con l'università. Ragazzo molto molto bravo, che si sta dedicando agli studi e quindi dovrà finire i suoi studi in Portogallo. E chissà, rimanete connessi sul profilo di Comastri, perché magari potrebbe fare un provino al Porto. Detto questo, ragazzi, come sempre ringrazio i miei sostenitori che vengono nelle mie partite fuori casa a sostenermi. Salutate. Ciao. Forte MSP, vero? Giusto? Io adesso non capisco perché questo ragazzo abbia la maglia della Juve. Cioè, ma veramente, ma soffetto, ma cosa fai con questa maglietta qua? Allora, cioè, io non lo so, ma io No, il berretto dell'Inter, quello ci sta. Siamo sportivi. Il berretto dell'Inter, cioè io ragazzi, ma io bravo, so, bravo. Ma io veramente. Bravo, bravo. Detto questo, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Speriamo bene, sicuramente settimana faremo di tutto, anch'io, per prepararmi al meglio per la prossima partita. Ci vediamo al prossimo video. Cosa che devono fare? Devono mettere like e seguire e seguire il soprattutto canale. Il canale, quindi like, commento, seguite il canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Prossimo episodio sponsor riso col pollo, mi raccomando, mangiatelo. E sono Samuel e mangio il riso e con il pollo e con il curry, con il pollo e con il riso. E